Buongiorno amici, buongiorno. Oggi sullo Ionio, dopo praticamente 3-4 giorni di scirocco, forse anche 5, non eccessivo, c'erano raffiche fino a 40 km orari, 30 km orari, questa è stata la media degli ultimi giorni. Pioggia praticamente quasi 2 giorni, fino a mezz'oretta fa piovuto, scaduta. Questo è il mare, una scaduta diciamo inoltrata, l'acqua non è il colore che piace a me, è troppo color cioccolato, però il mare è buono, soprattutto dopo 5 giorni di scirocco, quindi speriamo bene. Alghe sembra che non ce ne siano e io sono con le mie solite 3 canne, una col coreano perché ormai non manca mai, abbiamo visto che quello è una delle esche più efficaci, seppia e cannolicchi, ci proviamo e speriamo bene, dai. Cosa hai preso, Marco? Vieni qua. Ah! Mamma mia, bellissima. Bella? Bellissima. Bella, sì. Chiudi, vabbè. Sul cannolicchio, ragazzi, cannolicchio in soluzione satura, quindi mi raccomando, funziona, bella spigola, è larga, sarà più di 2 kg, bella, è femmina, Ciao. Allora ragazzi, sono le 12, per il momento è uscita solo quella spigola, quella bella spigola. Il mare come vedete è proprio scaduto. Purtroppo la condizione perfetta secondo me ci sarebbe stata la notte appena trascorsa, però come sapete le limitazioni vanno rispettate, la legge è legge anche se è discutibile, però non si può venire a pescare di notte, io ho sempre pescato di notte le spigole. Però diciamo che la scaduta stamattina l'abbiamo trovata veramente veramente inoltrata, il mare color cioccolato, però come dicevo all'apertura del video è buono perché ci sono stati 4-5 giorni di scirocco. Io sullo Ionio per me questa è la condizione, poi parlo di quella che è la mia esperienza personale, è la condizione migliore, dopo 4-5 giorni di scirocco la scaduta è il momento top, mentre invece sull'Adriatico su alcuni spot io preferisco pescare in montante, col mare montante, qui invece con la scaduta di solito i pesci escono e infatti stamattina è uscita una bella spigola, ancora siamo qui, speriamo di vedere qualche altro movimento e speriamo vi sia piaciuta la sigla, ragazzi, non so se avete notato ho fatto un po' il restyling del canale, iscrivetevi mi raccomando, sono contentissimo perché siamo più di 700. Quindi il prossimo obiettivo ora è quello di raggiungere i 1000 iscritti. Per me è tantissima roba, grazie a tutti quanti ragazzi. Ricapitolando, quindi 3 canne io, 2 canne il mio socio Donato. Stiamo pescando con un po' tante esche a giro, io persino una sardina, un paio di sardine e poi le proviamo. Ora è calato il mare, per il momento abbiamo eliminato seppie e calamari e peschiamo solo con cannolicchi e vermi. E più tardi proveremo anche con la seppia di nuovo e col calamaro, soprattutto
sul cambio luce. A dopo. Mi ha dato una bottarella alla canna, sarà un pesciotto. Aveva appena innescato l'americano su uno short rovesciato. Pescato quasi tutta la mattina con lo short basso, ho messo lo short rovesciato, prima bottarella. Ah, c'è il pesce qua. Adesso che la rilasciamo. Spigoletta. Ragazzi, sono le 5:20 e il mare ormai ciaone. Sono arrivati che c'era un mare scaduta diciamo avanzata, e ora questo è il mare. Siamo pronti per le mormore. L'attività, diciamo che ora vediamo un po' il calasole e poi andiamo via, ci facciamo giusto un'orettina. Come avete appena visto, ho rilasciato neanche 20 minuti fa una spigoletta. Non mi sorprenderebbe se uscisse qualche mormora al calasole, anche se siamo qui per le spigole. Ormai, già che ci siamo, ci proviamo e aspettiamo, però il mare è questo. Quindi questo è quello che succede in una battuta. Siamo arrivati stamattina che c'era un bel marettino scaduta, un po' troppo inoltrato, però come si è visto è stato proficuo. E ora invece il mare è questo qui, proprio allentato del tutto, ha girato un po' il vento, ora ha mollato anche un po' il vento di terra. Guardate, siamo in felpa senza giubbino e abbiamo avuto anche caldo oggi, una giornata bellissima, bellissima. Sono contento, è uscita una bella spigola, una spigoletta, ora ci facciamo quest'altra oretta e poi speriamo di farvi vedere qualcos'altro ancora, altrimenti poi ci congediamo per i saluti. Allora ragazzi, è finita, purtroppo non è uscito null'altro, ma era prevedibile perché veramente era... Il mare si era appiattito, era buono per fare una seratina di Beach Legend, quindi sono le 18 e stiamo già andando via. Per fortuna però ci ha regalato questo bello spigolone, quindi siamo comunque contenti così. Grazie a tutti e vorrei fare due saluti in particolare oggi. Volevo salutare Giuseppe di Surfcasting Live Palermo, una persona squisita alla quale mi sono affezionato, e anche Vito Girardi che mi ha dato un sacco di dritte, quindi iscrivetevi a entrambi i canali ragazzi, mi raccomando, sono due cari amici miei. Ciao, a presto.